Benvenuti in questo nuovo video. Vi farò vedere come funziona Iliad su un telefono Windows Phone, solo per mancanza di altri telefoni Android. Come vedete, comunque la velocità è abbastanza buona e soprattutto qui dove il mio timpano è due tacche, lo vedete in un prossimo video, questo ne prende tre. Andiamo subito nello store a scaricare un'applicazione, vediamo quanto tempo ci mette. Allora, andiamo a scaricare un'applicazione abbastanza leggera, Facebook Beta. Allora, vediamo quanto occupa. È 109 MB, 109.7. Andiamo a installarla con la nostra rete 4G Iliad. Ecco qua che sta partendo il nostro download. Ecco qui che sta scaricando, addirittura sta prendendo quasi tutte le tacchette e sta scaricando il nostro Facebook. Intanto che sta scaricando Facebook. Qua che siamo già al 9.5, 12.5. Intanto che stavo dicendo, intanto che sta scaricando Facebook, andrei ad aprire un video su YouTube. Eccolo qua. Videos. Mi ha preso l'indirizzo francese, infatti YouTube e Google è in francese. Questo è un problema momentaneo che ha Iliad, in quanto si appoggia ancora alcune volte alla rete in Francia. Ecco qua che sta caricando i nostri video, nonostante stia scaricando comunque 110 MB dallo store. Andiamo ad aprirci un video che ovviamente sarà in francese. Infatti ho le tendenze francesi. Vedete come ha aperto questo video, andiamo a velocizzarlo, ed ecco qua, vedete, una linea abbastanza veloce, adesso andiamo a fare lo speed test, guardiamo prima a che punto è il nostro download, allora, eccoci qua, siamo a 66,5, 69, siamo quasi a metà. Vedete, siamo quasi a 100. Sto aspettando che finisca il download in modo da poi poter far partire il test, perché così risulterebbe un po' sballato. Eccoci qua che siamo a 109.8, quindi il nostro programma è scaricato nel giro di 2-3 minuti e adesso ce lo sta installando il nostro store, Windows Store. Visto che ce l'ha già scaricato, andiamo a fare lo speed test. Allora, andiamo su Start, su Age, lo andiamo a impostare come desktop, perché se no non ci farà il test. Eccolo qua. E andiamo ad aprire speed test. E vediamo che dati porta. Eccoci qua, andiamo a fare il test, avviamolo. Ok, andiamo a fare il nostro test. Ecco che si sta connettendo la linea, eccolo qua che è partito. Ci ha calcolato il ping 87, sta calcolando da 6 MB per secondo. Siamo arrivati quasi a punte di 11. Eccolo qua, 10.61 in download, vediamo l'upload. Ecco
Ecco che sta salendo intorno ai 3,50, 3,40, 3,36. Un risultato che mi sembra discreto. Questo è tutto. Se volete altre prove o altri suggerimenti, altri consigli su Iliad, scrivetemi nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.